Round the rocks. Join the club. Rock Inside, la musica vista da dentro. Benvenuti a Rock Inside. Verso la metà degli anni Ottanta, mentre in Europa impazzano metal classico, il post-punk, il synth-pop, la dark wave, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, diverse band provano a incrociare varie gradazioni il funk con il rap, con il rock e con il punk. Il risultato è il divertentissimo ed energetico crossover. Walk This Way, singolo del gruppo musicale statunitense Aerosmith, pubblicato nel 1975 come secondo estratto del loro terzo album in studio, fu coverizzato dai Run DMC con la collaborazione degli stessi Aerosmith e divenne subito un successo. Fu il primo brano a coinvolgere sia rappers che rockers, tanto da essere definito come il primo successo del genere ibrido rap rock meta. Il videoclip con i Run DMC è sicuramente uno dei migliori in assoluto della storia della musica. Le due band vennero disposte in scena in quelle che sembravano due sale prove adiacenti e tra loro doveva sembrare fosse nata una vera e propria guerra sonora. Poi Tyler avrebbe simbolicamente sfondato la parete alludendo alla fusione tra i due generi e le due band avrebbero infuocato il palco di un teatro davanti ad un pubblico in delirio. Siamo nel 1986, dopo 76 anni ricompare la cometa Halley. La missione spaziale dello Space Shuttle finisce in tragedia. Esplode il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Reagan e Gorbaciov iniziano a parlare di riduzione degli armamenti nucleari, ma aerei militari bombardano la Libia e Gheddafi risponde con due missili su Lampedusa. L'anno dello scandalo del vino all'etanolo e della prima uscita di Dylan Dog.
Al cinema vanno forte Ritorno al futuro di Zemeckis e Peggy Sue si è sposata di Francis Ford Coppola. Ma nel 1986 arriva anche il party rap rumoroso dei Beastie Boys. La Licensed to Hill è il crogiolo perfetto, specchio mainstream dei suoi tempi musicali, in cui rock di strada, vestigia punk e tecniche hip hop fermentano in modo calcolato e proficuo. Licensed to Hill è una botta da capogiro, un successo travolgente. Primo posto nella top 200 chart di Billboard e più di 9 milioni di copie vendute da lì a un anno. Propulsi dai videoclip in rotazione su MTV, soprattutto il singolo Fight for Your Right to Party, No Sleep Till Brooklyn, due veri stracult dell'epoca, e Holding Now, Kick It, si comportano bene. Chi invece non ha nessuna intenzione di imparare le buone maniere sono proprio le tre bestiole, che alla ricerca sistematica dell'oltraggio, dello scandalo propedeutico, ad attirare ancora di più l'attenzione sul loro bestseller, si imbarcano in un tour mondiale che definire turbolento è un eufemismo. Tra scenografie composte da ragazze seminude, chiuse in gabbia sadomaso, vibratori giganti gonfiabili, rimediati a qualche svendita degli Stones degli anni 70, i Beastie con il tacito appoggio del loro sponsor, del loro entourage, salgono sul palco visibilmente ubriachi, provocano la folla, degenerando quasi ogni data in risse, interruzioni, oscenità. Il caos organizzato culmina nel famigerato concerto del 30 maggio del 1987. Il trio resterà a Liverpool, il trio resterà in scena appena una decina di minuti prima che fra gli spettatori esploda un tafferuglio gigante nel quale menando e buscando a destra manca si tuffa dal palco letteralmente anche Ad Rock. Fight for your rights! Kick it! Definirono le coordinate di quel crossover musicale creatura onnivora, capace di inglobare il rock, il metal, il funk, la psichedelia e la melodia pop al finire dei controversi anni Ottanta. Tra questi, i Living Color. I Living Color sono stati a cavallo degli anni Ottanta e Novanta i protagonisti del movimento di riappropriazione del rock da parte della comunità musicale di colore. Guidati dal chitarrista Vernon Reid, iniziano a New York fino ad ottenere l'appoggio di Mick Jagger, che produce il primo demo e li aiuta a trovare un contratto con la Major Epic. Il debutto è Vivid nel 1988, trainato dal singolo Cult of Personality, che dimostra anche espliciti posizioni politiche, portate avanti con coerenza nel corso della carriera.
I Living Quorum furono la prima formazione che seppe interrompere l'egemonia dei bianchi in generi quali l'hard rock e l'heavy metal, reinventandoli secondo una sensibilità ed un background culturale e musicale tipicamente afroamericani. I quattro di New York City avevano una peculiarità di cui erano giustamente parecchio orgogliosi, quella di essere la prima vera hard rock band composta esclusivamente da musicisti di colore. E che musicisti! Funny Vibe! Intorno alla metà degli anni Ottanta, il decennio più condito da synth e pop dance della storia, un'improvvisa deflagrazione rimbomba così violenta da far tremare i vetri in tutto il mondo. Lo scoppio avviene a Los Angeles e a provocarlo è una band dal nome curioso, Jane's Addiction, ispirato alla coinquilina del cantante, una bella ragazza dei modi eleganti con il vizio dell'eroina. Nel 1987 il gruppo pubblica una raccolta di brani dal vivo, tra cui una versione acustica e tagliente di Sympathy for the Devil. Ma è con il primo album in studio che i Jane's Addiction si rivelano i pionieri di un nuovo stile che darà origine al grande fiume dell'alternative rock anni 90. Nei negozi di dischi, nelle camerette, nelle autoradio, quello che esce dalle casse quando si mette su per la prima volta Nothing's Shocking, uscito nel 1988, è qualcosa di unico. Se niente è davvero scioccante, quell'album lo è. E come? Bigotti e puritani d'America gridano allo scandalo già dalla copertina, ideata dal frontman Perry Farrell, che ritrae due gemelli siamesi nude con le fiamme sulla testa, sedute su una stravagante sedia a dondolo. Quando viene pubblicato, l'album incontra la resistenza delle grandi catene di distribuzione. Ben 9 delle 11 presenti negli Stati Uniti rifiutano di tenerlo in stock a causa dell'immagine di copertina. Per aggirare il problema, le prime tirature vengono vendute all'interno di un sacchetto di carta per occultare la foto scandalosa. I contenuti delle canzoni, poi, non aiutano certo a consolare gli animi dei ben pensanti. Sesso, droga, alcol, violenza sono gli ingredienti principali delle 11 tracce del disco. Se non fai parte della schiera dei perbenisti, e soprattutto se sei un ragazzino che suona con gli amici in un garage e fa la cresta sulla spesa per comprarsi dischi, l'uragano Jane's Addiction ti risucchierà all'istante. Pull back when I want something.
Le motivazioni che spingono i musicisti a intraprendere una carriera sono del tutto differenti rispetto a quelle dei colleghi di Los Angeles. Molti di loro provengono infatti da background decisamente umili, con poche prospettive di miglioramento. L'avidità raramente è alla base delle finalità artistiche, come a Los Angeles. Inoltre, San Francisco è una città piuttosto piovosa e con molte influenze europee. I Faith No More, il loro stile è un rock alternativo, debordante, contaminato da elementi funk, thrash, hardcore e rap metal. L'abilità del gruppo è stata quella di farli convivere in forma compatta e unitaria, immediatamente riconoscibile, e destinata a fare scuola tanto a livello tecnico quanto a livello estetico. L'evoluzione del loro stile li porterà così a diventare una delle influenze principali per tutta la scena metal alternativa anni 90. The Real Thing esce nel giugno del 1989, consegnando al pubblico una miscela esplosiva che diventa in breve tempo un riferimento importante per il crossover dell'epoca. In particolare, l'improvviso successo commerciale è gran parte merito del primo singolo Epic, che probabilmente resterà per sempre, né bene né male, il pezzo più conosciuto della band, Epic. So good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's a bite. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it knocks you off your feet. Some more. You gotta do, share it.
anni che per una serie di motivi concomitanti finiscono per rimanere impressi nella memoria collettiva, sui quali si scrivono saggi, libri e di cui si discute per decenni. Anni in cui eventi politici, guerre, movimenti sociali finiscono per sconvolgere l'opinione pubblica, per cambiare le idee e spesso per spingerla alla lotta per un futuro migliore. Quasi sempre questa forza motrice finisce poi per rispecchiarsi anche nella musica prodotta in quegli anni. Nel 1967, ad esempio, prima, ma anche nel 1991, quando la rivoluzione la tentarono proprio i figli di chi aveva ipotizzato un cambiamento che alla fine non ci fu mai. La chiamarono la generazione X, un termine che diceva tutto e niente, ma che diede l'ultimo vero scossone alla storia del rock e che segnò profondamente la cultura e lo stile di vita di milioni di persone. La guerra nel Golfo come nuovo terrore mondiale, nessuna politica sociale, forbice tra ricchi e poveri sempre più larga, e una rabbia che esplose improvvisamente, ma che venne covata per anni. In quei 12 mesi debuttarono i Pearl Jam, i Soundgarden, ma soprattutto uscì Nevermind, che cambiò per sempre la vita dei Nirvana e di molti adolescenti, e il cui successo probabilmente condannò la già debole psiche di Kurt Cobain. Non fu però solo il grunge a regalare pietre miliari, l'intero movimento sembrò godere di un apice che si pensava ormai irrepetibile. Basti pensare che gruppi da cui sembrava uscito quasi tutto riuscirono a registrare album importantissimi, che in alcuni casi ne segneranno la carriera. È il caso dei Metallica, diventati superstar grazie all'album omonimo, dei Guns N' Roses con i due Use Your Illusion e dei Queen, che con Innuendo dimostrarono che la salute di Freddie e 20 anni di carriera non avevano spento il fuoco. Gli U2 riuscirono a stupire nuovamente il mondo con la svolta di Uptown Baby e i Rem con Out of Time, il successo planetario di Losing My Religion. Il 1991 è anche l'anno d'oro dei Red Hot Chili Peppers. 24 settembre 1991, una data indimenticabile, dato che lo stesso giorno usciva anche Nevermind dei Nirvana. Usciva Blood, Sugar, Sex, Magic. Accolto con grande entusiasmo dalla critica come catalizzatore dell'esplosione del rock alternativo nei primi anni 90 e della sua successiva evoluzione di fine decennio, Blood, Sugar, Sex, Magic vende 13 milioni di copie in tutto il mondo. Riceve un disco d'oro e 8 dischi di platino negli Stati Uniti. L'atmosfera bizzarra che regnava a The Mansion, la villa alle porte di Los Angeles, che ha ospitato il gruppo per tutta l'incisione del disco, ed ex dimora del Mago Dini, che dicevano essere infestata dei fantasmi, ha contribuito allo sconvolgimento artistico di Blood, Sugar, Sex, Magic. Sentiamolo qua, l'esto creativo di John Frusciante e i suoi istinti melodici così nostalgici.
away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Interessanti nell'ambito del rock crossover americano, i Fishbone nascono nella comunità nera di Los Angeles alla fine degli anni 70, da cui sono venuti fuori anche i Red Hot Chili Peppers e i Jane's Addiction, e si muovono in un'area di crossover tra metal, funk e ska. Reality of My Surroundings del 1991, un disco coraggioso non facile da metabolizzare vista la varietà stilistica in cui si muovono i brani, metal, ska, funk, soul, e l'originalità delle composizioni. Forse non è conosciuto come altri lavori molto più fortunati del periodo, ma The Reality of My Surroundings è fondamentale ancora oggi per capire appieno cosa fosse il crossover. California nel 1984 si formano i Primus. Lo stile proposto dalla band è un originale miscuglio di funk, metal, punk, rock, psichedelia, sposato con un'estetica freak e zappiana.
che rende difficile la loro classificazione all'interno di un preciso genere musicale. La musica dei Primus è stata profondamente influente su quella di molte band successive, in particolare su band della scena new metal come Korn, i Limp Bizkit, gli Incubus e i System of a Down. Sin dai primi anni di vita fino al 2003 la band utilizzò l'ironico slogan Primus Sucks. E fu così che un altro gruppo di alieni atterrò sulla Terra. I Primus fecero di un approccio strampalato al rock il loro punto di forza. Avevano un impianto hard rock, ma tra quelle pieghe viveva un mondo fatto di infusioni etniche, funk, blues epilettico, psichedelia che riuscì a condensare in un'unica formula l'anima alternative della musica americana. Non a caso il pubblico della band veniva dai nuclei più disparati, da quello rock ma anche da quello dei fricchettoni e dei metallari. Sailing, The Seas of Cheese è il disco della rivelazione al grande pubblico e incarna tutti gli elementi del Primus pensiero. In forza di un rock funk aggressivo, veloce fuori di testa, in cui l'elemento principale non è la voce né la chitarra, ma il funambolico basso di Les Claypool. Inquieta degli anni 90, anche e soprattutto i Rage Against the Machine di Zack Della Rocha sono stati uno dei maggiori nomi del panorama crossover e a conti fatti new metal degli ultimi tempi, con le loro violente invettive politiche a ritmo di rap. Se mai c'è stata una band che ha saputo unire l'impegno sociale al divertimento, il fuoco attivista della giovane età alla matura e personale presa di coscienza del momento storico, questo gruppo erano, almeno fino agli inizi degli anni 90, soltanto i Clash di Joe Strum. Ma è sulla linea dei londinesi Clash che dobbiamo affiancare uno dei maggiori fenomeni rock dei 90, in grado di inserirsi prepotentemente in un trend musicale proveniente dalla cosiddetta scena crossover californiana, ormai pronto a emergere prepotentemente dalle strade di Los Angeles e di sconvolgere nel bene e nel male la storia del rock degli ultimi anni. I Rage Against the Machine sono stati uno dei maggiori nomi del panorama crossover. D'altronde la musica che presentano i Rage non può che attecchire nel 1991 con un successo in una Los Angeles ben distante dalle sirene del grunge, scossa piuttosto dall'imprevisto scioglimento dei Jane's Addiction, simbolo e germoglio fino a quel momento di un movimento underground vivo come a Seattle, ma ancora lontano dall'essere inquadrato dai canali mediatici. Una scena opposta all'immagine che davano di Los Angeles Guns N' Roses e i sogni di successo made in Hollywood. Il primo omonimo album, Rage Against the Machine, edito dalla Epic nel 1992, è un fulmine a ciel sereno nel panorama rock del periodo, unendo gli omaggi di Jimmy Page, il rap polemico di Public Enemy e, come precedentemente accennato, la lezione crossover, ormai in voga nei circuiti underground. È un album sensazionale che contiene alcuni dei maggiori inni dei Rage Against the Machine, quali Bullet in the Head, Know Your Enemy e soprattutto Killing in the Name. Probabilmente la canzone simbolo del gruppo, con un testo semplice e implicitamente rivoluzionario, nel vero senso del termine. Mm-hmm.
that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 Those who die are justified for wearing the badge and your chosen right. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen right. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen right. You're justified. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 Per oggi finisce qui, spero che la puntata vi sia piaciuta, questa puntata è dedicata al crossover time. Ringrazio tantissimo Luisa perché Marco per la regia, grazie, io vi aspetto a sabato prossimo, ciao a tutti, buon weekend. La musica vista da dentro.